Architetto Santini, sono le 6 del mattino ed è sabato. Ciao, Eli. Non mi riesce di dormire. Mi sento in colpa per come ti ho trattato ieri. Niente di diverso dal solito. Come le sue telefonate fuori dall'orario d'ufficio. Perché ti sto mettendo alla prova. E sto cercando di capire se potresti diventare la mia segretaria personale. Ah, non ambisco a tanto. Il lavoro che faccio mi piace e mi gratifica. Ah, è un tuo diritto, Eli. Comunque ritieniti impegnata per lunedì sera. Dobbiamo fare il punto della situazione sugli appuntamenti della settimana. E naturalmente non lo possiamo fare di giorno perché io sono molto occupato. Ah, ovviamente ti pago gli straordinari. Nari, buonanotte. Se sapessi rispondere a questa domanda, un alone di luce accompagnerebbe ogni mio passo. Chiamala come vuoi, Dio, Allah, Mefistofele, perché esistono anche i seguaci dell'Anticristo. A un virgiliano come me piace chiamarla natura, la suprema natura, la perfetta natura. Superiore, super partes, la magnifica indifferenza che muove il sole e le altre stelle, che tuona e soffia peste sulle strade, che abbatte i tralicci e soffoca nell'afa, eppure rincuora col raggio mattutino, che riscalda gli inverni e rinfresca l'estati. E disseta sciogliendo le nevi e asciuga le alluvioni. Tutto questo che tu la pensi oppure no, che tu esista oppure no. La morte verrà e ti prenderà per mano come una madre compassionevole. E invece per la natura, che tu sia suo figlio o un perfetto sconosciuto, è uguale. Ti prende e ti avvolge. Ferina, animale, selvaggia. Ti sto spaventando? No, al contrario. Tu mi stai conducendo nella quiete del pensiero e io ti sto seguendo col sorriso, come vedi. Ma non hai risposto alla mia questione. Chi siamo noi? Chi sia tu non lo so proprio. Chi sia io non mi interessa. Chi sia la gente mi viene orrore a pensarci. Buongiorno. Buongiorno, un corno. Lei è una professionista? Eh? Lei è una professionista? Ma Ma guardi che stia calmo. roba! Ma guardi che roba mi ha Un consegnato! attimo solo, mi permetta. Io qui le farei notare che probabilmente ha aperto la camera e io in sede di Ma per sviluppo carità! non potevo davvero Abbia intervenire. Abbia pazienza.
Lei non mi tratta così soltanto per mettere tutto in secondo piano, ma insomma, sa? Ma io non avevo minimamente intenzione di offenderla, ma anzi, le altre. Cos'hanno, per esempio, questa io trovo che sia uscita bene, no? Uscita bene, secondo lei? No? Ma guardi che colori, ma guardi che colori, senta. Ma le spie... No, mi permetta, perché un minimo di... Dipende senta, dal filtro, dall'attrezzatura. Guardi. Se vuole... Ascolti, possiamo metterci d'accordo perché... No, non ci mettiamo d'accordo. No. Sa cosa le dico? Cara mia, le farò una pessima pubblicità. Ascolti, se non mi... No, no, no. Per venirci incontro, la saluto, la saluto, la saluto. Ma la prego, si figuri. Guardi, la saluto. Ma... Basta, ma il mondo è pieno di fotografi. Mario, c'è qui il dottor Gruber. Ciao, Victor. Ciao, Mario. Come va con lo scavo? Abbiamo trovato la necropoli? No, è qualcosa di molto più interessante. Ecco. Noi ci troviamo qui, 20 metri sotto al Duomo. Abbiamo scavato nella direzione che ci hai detto, ma nel cercare il prolungamento della necropoli abbiamo trovato questo. Un ostacolo. Ma di che si tratta? È molto grande ed è rivestito da una lega metallica. Sembra una porta. Gli strumenti sono impazziti. Sì, sembra veramente impenetrabile. Abbiamo provato con tutto. Ma non ce l'abbiamo proprio fatta. Niente. Non siamo riusciti no, ad aprirla. Assolutamente. Fermi, fermi, fermi. Ma di cosa stiamo parlando? Victor, è meglio che tu lo veda con i tuoi occhi. Mi rincresce arrecare disturbo. Ma ne sono purtuttavia costretto a causa di una reiterata ed insistente segnalazione da parte di altri condomini, i quali hanno avvertito sconvenienti rumori che potrebbero essere definiti molesti provenire dal suddetto appartamento e ne chiedono l'immediata cessazione onde evitare spiacevoli conseguenze a livello socio-politico-amministrativo, come previsto dal regolamento di condominio 54-4 bis del 18 settembre del 1998 e susseguenti modifiche in materia di schiamazzi e pacifica convivenza in una struttura abitativa composta da più di 6 unità in assenza di animali domestici e di bambini di età inferiore agli 0 e 6 anni permanentemente o anche temporaneamente ospitati nella suddetta struttura urbana ad alto risparmio energetico, come riportato dall'articolo 32,4 del codice di procedura etico, sottacendo e puntualizzando le precedenti asserzioni di disturbo. E si comincia. Massimo, avvicinati. Questa è l'ultima volta che ci vediamo. Che dici? Dico che è l'ultima volta che ci vediamo, purtroppo. Sono vecchio, lo vedi da te. Vecchio? Ma che significa?
ce ne fossero di vecchi come te. La mente ti funziona alla perfezione. E non è per forza un bene. Sono stanco. Di cosa? E poi comincio ad avere paura. Di cosa? Della vecchiaia. Massimo, tu sei un giovane forte e intelligente, nonostante i tuoi natali. Se fossi nato a Bologna saresti addirittura migliore. Ma la vita elargisce a piccole dosi. La vita che prima o poi deve finire. Va bene, comprendo. Non è facile, ma ci sono delle cose, degli affetti. Io torno anche domani. Se hai bisogno, io ci sono. Massimo, va via senza voltarti. Te lo sto chiedendo per favore. Non ci vedremo mai più. Che stai dicendo? È assurdo. Paolo!